Adesso vorrei che una nostra sorella che ha avuto dal Signore questa durissima prova, si chiama Simona, che è di Montefalcone, bellissimo paese in cima a una collinetta vicino ai Monti Sibillini. Questa signora ha avuto un marito Giorgio, si chiamava o si chiama questo qui. Dove sta la data? Quindi l'ha messa. Quando è nata il cielo, Giorgio? L'11 di giugno il Signore se l'è preso con sé in cielo. Quanti anni c'è a Giorgio? Da quanto tempo siete sposati? Al 2008. E avete una bambina, Sara, bellissimo, occhi azzurri, che fa l'asilo. Ecco, vorresti testimoniarci, Sara, cosa hai vissuto in quei giorni e come oggi vivi il distacco da Giorgio? Coraggio. Sono di Montefortino comunque, non di Montefalcone. Montefalcone, perdonami. Io proprio con i nomi, Montefalcone, non Montefortino, giusto? Beh, io non mi sento neanche sinceramente all'altezza di stare qui a parlarvi. Io quello che posso dirvi è che da questo evento sono cambiata io e mi è cambiata la vita. Vi racconto un po' com'è andata la cosa. Mio marito si è ammalato 3 anni fa di tumore, ha subito diversi interventi. All'inizio sembrava quasi che avesse intrapreso la strada della guarigione, e poi ad un certo punto c'è stato proprio il tracollo. Lui non era un frequentatore di chiesa, non pregava, viveva la sua vita normalmente senza rivolgere il pensiero a Dio, ma questo però non gli ha mai impedito di essere sempre un valido aiuto per gli altri e di accorrere sempre quando gli altri avevano bisogno di aiuto. Quello che mi ha stupito, e l'ho raccontato anche a Don Marco a un certo punto, è che quando io gli ho detto che magari volevo un attimo farlo benedire, pregare insieme a Don Marco, e Don Marco gli ha detto: tu devi pregare Dio con il cuore sincero, con il cuore umile, Dio ascolta la tua preghiera, perché tu comunque hai una figlia ancora da fare qui. E la sua risposta è stata, che ancora mi lascia stupita, è stata: ma io cosa chiedo a Dio quando ci sono i bambini che soffrono, quando c'è tutto il male del mondo? Ha detto: io, cioè, come faccio io a chiedere per me quando c'è tutto questo? Io non mi sento di chiedere niente, non posso chiedere niente, cioè mi vergognerei a pregare Dio per me. È una cosa che un essere umano non so se è in grado di dirla, di pensarla. E comunque, io non voglio dire che è morto, infatti lì non c'è la data di nascita, è la data di morte, perché per me non è morto, lui è passato oltre. E adesso sta in un'altra dimensione, e di questa cosa io ne ho la prova ogni giorno. Adesso voi non mi conoscete, chi mi conosce prende per vere le mie parole, perché sa che non le direi mai. Neanch'io sono un'assidua frequentatrice di chiesa. Ho riscoperto il valore della preghiera perché sento che pregando sento un beneficio, mi sento meglio io, mi sento rasserenata, quindi continuo a pregare. Ho cominciato a pregare negli ultimi tempi della malattia di Giorgio e pregavo proprio la novena a Maria che scioglie i nodi. Quello che mi è successo dopo questo evento dell'11 giugno è che io non ho provato dolore. Io non ho provato dolore per la morte di Giorgio e non lo provo tuttora. Sì, provo malinconia se penso ai momenti insieme, a quello che facevamo insieme, questo sì. Però quel dolore che vedo anche nelle persone che lo hanno amato, lo amano ancora, io non ce l'ho. E allora ho cominciato a pensare, sono impazzita. Anzi, non ho provato dolore, ho provato dei momenti di gioia non umana, che io ho chiamato sconfinata, di serenità profonda. E quindi ho pensato: o sono impazzita, o mi sono auto allucinata da sola per superare questo dolore. Io vi dico, io e Giorgio, durante una giornata, tra il lavoro e tutto, ci sentivamo almeno 50 volte al giorno col telefono, quindi era
insomma, una mancanza grossa per me. Eppure non provavo questo dolore, ho provato a parlarne con Don Marco e lui mi ha detto: tu non provi dolore perché voi siete legati nello spirito e questo legame non si scioglie con la morte. Però continuavo sempre a dire: possibile che io non mi butto sul letto disperata, possibile che io non mi strappo i capelli? È normale, non è normale questa cosa, non è normale in me e non è normale in mia figlia, che affronta questa cosa serenamente come me. E allora da una mia amica mi è arrivato un messaggio e mi ha detto: tu non senti queste cose perché voi siete legati indissolubilmente. E a quel punto ho fatto una ricerca. Adesso noi abbiamo internet, questa grande macchina che dà risposte su tutto legame indissolubile. E mi si è aperta una pagina che parla di scienza e parla di un legame tra due particelle legate indissolubilmente. Stanno facendo gli esperimenti perché praticamente un effetto che ha una delle due particelle si ripercuote a distanza di quando migliaia di chilometri. Queste due particelle legate subentro sono separate da una forza maggiore? Sono separate e portate a una in America e una in India. L'effetto che ha una particella si ripercuote istantaneamente sull'altra. Questa è scienza. Questo però è quello che la scienza cerca di spiegare per quello che Dio fa, perché questa gioia sconfinata che io provo, io sono sicura che è la gioia che sta provando mio marito, perché la serenità che io provo e che ho cercato di combattere, perché io mi sono ricavata dei momenti per piangere, per disperarmi, e c'è una forza che mi rimette una serenità nel cuore che non è normale. E infatti mi sento spesso inadeguata, mi sento rispetto a gli amici di Giorgio che soffrono, che alcuni che non capiscono Dio, che ce l'hanno con Dio. Mi sento inadeguata, ma questo è quello che succede. Se siamo aperti, cioè io non penso che Giorgio non esiste, questo non l'ho pensato mai, e so che Giorgio c'è e so che Giorgio comunica con me, se io sono aperta ad ascoltarlo, a sentire queste... Vi racconto un episodio. Molti di voi scettici potranno dire che sono coincidenze, io vi dico che non sono coincidenze. Dopo la morte di Giorgio ero molto preoccupata per sua zia, che poi sta qui con noi, perché già aveva preso male la morte della mamma di Giorgio. Pensavo che insomma questa cosa l'avesse fatta stare ancora più male, ha sofferto anche di depressione per parecchio tempo. E per una settimana intera tutte con le cure conseguenti di psicofarmaci, prendendo anche i medicinali che sono dovuti in queste circostanze. E io tutte le sere per una settimana mi sono dimenticata, cioè per tutto il giorno ho pensato: mo quando ho finito di fare questo la chiamo la figlia, la chiamo fino a sabato sera, dico: mo mi metto seduta sul divano, la devo chiamare perché voglio sapere come sta. E mi sono dimenticata. La mattina dopo mi telefona sua figlia, che sta qui con noi, e mi dice: guarda, ho sognato Giorgio che ridendo mi ha detto: per favore telefona a Simona. Voi direte che è una coincidenza. Non è una coincidenza, non è una coincidenza. Queste sono, se noi siamo aperti a quello che i nostri cari ci vogliono comunicare, queste cose ci arrivano e dobbiamo stare sereni, perché il nostro corpo non è niente. Noi probabilmente stiamo qui, e io sicuramente ne sono la prova, perché nella mia vita non sono stata come mio marito. Lui è stato una persona piena di gioia, semplice, non ha frequentato la chiesa, ma ha vissuto secondo gli insegnamenti del Signore comunque. Io ho sbagliato invece nella mia vita tante volte. Probabilmente io sto ancora qui perché io devo curare, cioè devo crescere ancora spiritualmente. Io non sono arrivata, lui ha affrontato la malattia in un modo che non è umano. Cioè neanche sarei capace di affrontarla in questo modo, serenamente. Lui ha sorriso fino all'ultimo giorno, cioè io accompagnavo a fare la chemioterapia e quando entrava Giorgio era tutta una risata per tutti, perché lui ha affrontata così e lui era guidato da Dio. E noi siamo qui perché noi dobbiamo crescere dentro, perché quello che sta succedendo a me è questo il miracolo, non è la guarigione di Giorgio. Questo è il miracolo, quello che succede a me e a mia figlia, che Dio ci ha fatto una grazia, Dio ci ha liberati dal dolore. Che poi tra l'altro ultimamente, riprendendo il foglietto delle preghiere che ho fatto mentre Giorgio era malato e che faccio tuttora, e io leggevo sempre il trafiletto finale che dice
mio Dio, liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Secondo me Dio questa grazia me l'ha data, e io ve lo giuro, cioè io non sono disperata. Chi di noi non è disperato di fronte ad una morte di una persona che ha amato e che ama, io lo amo ancora, però nella vita l'ho amato profondamente, cioè, eppure non ce l'ho. Questo è un miracolo. Noi siamo abituati a vedere miracoli nella guarigione del corpo, ma il nostro corpo non è niente. Adesso vi leggo, prendo 5 minuti perché vi leggo quello che ho messo dietro. Ce l'ho messo apposta per gli amici di Giorgio, per le altre persone che lo leggeranno. La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima, l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente? Solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Avere una mamma così, anche la figlia è... Ecco. Guarda, adesso voglio mettere in evidenza alcune cose di questa testimonianza. Tutto questo fatto qua. Giorgio non era un frequentatore di chiesa. Vi ricordate per cosa saremmo giudicati noi dal Signore, capitolo 26 del Vangelo di Matteo? Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Sì, venite con me, benedetti, nel regno del Padre mio preparato per voi. Non mi avete dato da mangiare? Lontano via da me, maledetti, nel regno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Avevo sete, mi avete dato da bere? Sì, e così via per il resto. Non c'è mai invece una domanda sulla pratica religiosa. Siete andati a messa la domenica? Sì, in paradiso? No, all'inferno. Il giudizio nostro non è fatto sulla pratica religiosa, è il discorso del culto, della messa di questo giorno, delle letture di questo giorno. Il giudizio del Signore è fatto sulla carità, sull'amore. Se uno non è un grande frequentatore di chiesa, lo è pochissimo, però dentro al suo cuore, da retta alla coscienza dove ci parla Dio, noi chiamiamo voce della coscienza, ma è la voce dello Spirito Santo che parla dentro di noi, e uno gli dà retta, gli obbedisce, fa anche senza fare un cammino di fede con l'aiuto della pratica religiosa, il cammino di fede di Dio perché obbedisce al suo cuore. Altrimenti come si verrebbero a salvare i rappresentanti di altre religioni, gli uomini di altre religioni? Uno fin da piccolo è cresciuto nell'Islam, che gli ha insegnato fin da piccolo che il Kalashnikov serve per servire Allah uccidendo gli infedeli. Quello può anche rifiutare, ma io non lo voglio fare questo, perché io Allah lo servo facendo del bene alle persone che soffrono. Non mi interessa di uccidere gli infedeli. Può dare retta alla sua coscienza e agire così nei confronti di Allah, della sua religione. Questo viene salvato da Dio, anche se fa parte di un'altra religione, senza aver magari manco aver conosciuto mai Gesù Cristo, dando retta a quello che sia, alla spinta interiore che sente nel suo cuore. Giorgio ha caratteristica questo possiamo confermare a trovarlo in ospedale, lui era sempre sorridente, gioioso, con tutti i dolori della malattia fino all'ultimo. Questo fatto qui, in una persona che non conosce Dio, non è possibile. Nessuno può affrontare la morte con le sue forze o facendo l'ottimista, per finta, per che cosa? Non è possibile questa cosa, soltanto perché uno c'ha dentro di sé una grazia del Signore che gli permette di affrontare così la malattia, la sofferenza, la morte.
del corpo. Questo, detto in termini cristiani, significa anima vittima. Persona chiamata dal Signore ad essergli fedele sulla croce, fino in fondo, fino al Calvario, fino alla morte di croce, con un'energia non propria. Per fare questo, l'unico modo possibile di farlo è una grazia del Signore che ti regge a fare questa cosa qua. Quindi, pur senza una pratica religiosa, Giorgio dentro di sé era santo fino a questo livello dell'anima vittima, delle persone chiamate a essere fedeli a Cristo sulla croce. Questo era. E di conseguenza un'anima graditissima al Signore. Quando un'anima vittima lascia questo mondo, va direttamente in paradiso, perché il purgatore l'ha fatto per se stesso e per altri sulla terra attraverso la malattia. Va direttamente in paradiso. E la gioia che c'è nel paradiso è una cosa come quello che provava San Gabriele quando era entrato nel convento, non si può spiegare con le parole, per quanto è grande, per quanto è bella, però si trasmette alle persone legate indissolubilmente a chi sta in paradiso. La gioia del paradiso è più grande del dolore del distacco da una persona amata. Questa è la cosa bella, la cosa grande. Questo è quello che tutti noi siamo chiamati a riscoprire e a vivere. Questo era quello che permetteva ai martiri cristiani, quando andavano dentro l'arena del Colosseo per essere sbranati dalle belve, di cantare di gioia. Qui, due morsetti e siamo in paradiso. Alleluia, lode al Signore. È così la storia. Si passa attraverso un periodo di sofferenza fisica, dolorosa, si muore. La certezza di andare in paradiso era più grande della paura del leone che ti spranava. Questa è la cosa. A noi il diavolo ci frega tutti quanti, perché siamo paure che siamo persone che hanno fifa della sofferenza. Questo è il motivo per cui il diavolo ci frega tutti quanti. Oddio, adesso chissà che succede, oddio che quando soffro, oddio che soffro. Che cosa? Che cosa? Bisogna vincere la paura. Ricordo, capitolo secondo, lettera degli Ebrei, che il diavolo, attraverso la paura della morte, tiene assoggettato a sé il mondo intero, l'umanità intera. Guardate l'Isis, vi ammazzeremo tutti. Per loro la morte è la giusta cosa da dare agli infedeli. A non ci tocca per niente questo, perché quelli ammazzano, ci fanno un favore, ci mandano in paradiso. Questa è la storia. Fanno male, devono essere fermati, la violenza è una cosa brutta, d'accordissimo. Ma quando sei su quel punto lì, non si può rinnegare Cristo per paura di sofferenza e morte, perché di là c'è il paradiso. Questo esiste, di questo bisogna che diventiamo certi. La certezza è quella che ti viene dentro in maniera misteriosa, perché non è che tu ti concentri con la testa, il paradiso esiste, il paradiso esiste, il paradiso esiste, e poi cominci a dire che il paradiso esiste. Questo si chiama lavaggio del cervello, questa non è la fede. È una certezza interiore che ti dà Dio, ti fa sperimentare che è così. E quando non ce l'hai non ti ferma più nessuno. Simone, questa cosa qui, che il paradiso esiste, che Giorgio si trova lì, che ha fatto centro di esistenza, umanamente è morto presto. Ecco, anche Nicoletta, il Signore non ha concesso la grazia neanche di vedere da lì al mese dopo la prima comunione del figlio. Io da sacerdote, sapesse quante volte ho sentito le nonne sul letto, oh Signore, piovete, ma prima fammi vedere mio figlio comunicato, mio nipote comunicato, perché dice... ho sposato, così, perché l'ultimo ricordo bello di questo mondo e poi venga a te, così. Manco quello è stato concesso. Quindi sulla terra un martirio completo, eppure ecco, la bellezza di quell'anima grande, perché chiama il figlio, la figlia è più di me, non è degno di me. Siamo chiamati a lasciare tutto, affetti,
cose, persone, tutto, persino il nostro corpo, per il Signore. Il Signore, il più grande. Allora, San Gabriele in questo mondo non ha fatto niente di eclatante nei suoi 5 anni circa di vita da religioso. Poi è scappato fuori il perché il Signore l'abbia chiamato e quale tipo di missione gli ha dato attraverso il servizio compiuto nel cielo. E verrà fuori per Giorgio il perché. Ti faccio questa facile profezia, perché il Signore sa quello che fa. E Giorgio ha una missione da compiere in cielo. Bene. Allora, adesso che siamo qui, tutti abbiamo dei cari che stanno di là. Noi che siamo di qui, se siamo veramente uniti, se abbiamo tutto bene in questo mondo e siamo uniti a chi sta di là, non possiamo essere tristi. Chi sta con il Signore è felice. E da lì quella gioia vorrebbe fluire in questo mondo, a meno che noi con i nostri peccati, con la nostra durezza di testa e di cuore non gli permettiamo. Perché se uno anche sa queste cose e poi dice no, io non volevo qui con me, continua a fare il bambino nel senso brutto del termine, allora si comporta male perché non è più di fede. E in questo caso fa soffrire la persona che sta in cielo e dice ma perché? Sei triste che io sia felice? Perché ti comporti in questo modo? E guardate che tante lacrime di questo mondo sono lacrime false, fatte per far vedere, ma non perché dentro siano veramente sentite. È vero questo? Lacrime ipocrite, perché sa che allora si mette pure la cipolla, può fare qualche lacrimetta in più. Gli occhiali neri che devono coprire gli occhi, che dovrebbero essere rossi di lacrime, se gli altri stanno perfettamente normali, sono occhialoni neri, ipocriti, falsoni, sono così. Attenzione, perché? Perché per soffrire di una persona che ti discarica, bisogna che uno l'avesse amata veramente, che ci fosse stato il vero amore, ma di amore ce n'è tanto poco in questo mondo, quindi tante lacrime sono false. Ma anche le vere lacrime bisogna che si convertano a questa realtà più grande. Il cielo esiste, il paradiso esiste. Adesso noi che stiamo qua, noi non lo vediamo con gli occhi, ma siamo immersi nel cielo. Il cielo non è come quando parte il razzo, va là, non arriva mai a toccare il soffitto perché non ci sta il soffitto nel cielo, per quanto è lungo. Quello è il cielo fatto dei chilometri di questo mondo. Il cielo spirituale è un'altra dimensione, ma è qui. Noi siamo immersi nel cielo, in mezzo ai santi. Loro ci guardano, vedono come ci comportiamo. Loro desidererebbero, per esempio, che noi, quando preghiamo, impariamo a lodare Dio come fanno loro. Guardate un po' la preghiera del Signore. Sia fatta la tua volontà, noi della terra dobbiamo imparare dal cielo come si fa la volontà di Dio. Possiamo dirgli anche per altre cose. Allora, sia lodato il Signore come in cielo, così in terra. Non è così? Sia adorato il Signore, sia benedetto il Signore, sia servito il Signore. Bisogna imparare dal cielo a fare altrettanto, giusto? Perché lì se lo si fa nel modo giusto. Chi ci sta loda, ama Dio, lo serve, lo benedice nel modo giusto, perché ci ha condotto diretto. Noi bisogna che impariamo a farlo. Allora, come in cielo così in terra. Vedete quante cose belle, Gesù
sapeva essere un buon maestro di spiritualità, perché quello è il modo giusto. Impariamo dal cielo a fare le cose bene sulla terra. Bene, allora, questa è la testimonianza di stasera, questo è il messaggio di stasera. E questa cosa che bisogna che venga su di tutti, che quello che si vive in cielo fluisca su di noi e ci aiuti a vincere le perversioni, le cattiverie che stanno sulla terra, i momenti difficili, i momenti bui. Possiamo vincerli perché da Dio viene la forza di poterli fare, dai nostri fratelli che sono in cielo viene la forza di poterlo fare, ed è meraviglioso. Tutto viene da dentro, dal mondo dello spirito. Ancora una volta è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Per vincere la depressione non ti puoi fare un pranzo di matrimonio che più ho mangiato delle cose ottime, allora ti senti su. Ma una parola di conforto, quando ti arriva lo spirito del Signore dentro, lo spirito consolatore, e ti aiuta a vincere lo sconforto, la depressione, butti tutto via. Le medicine non servono, serve lo Spirito Santo e il conforto che viene dal cielo. Che meraviglia!